gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Mister Francesco Chietti, Cavese, che domenica affronterà la nuova Gioiese. Innanzitutto le chiedo come ha trovato il gruppo dopo la sconfitta interna con la Battipagliese, l'atmosfera. Ma oltre al dopo la sconfitta ci siamo anche in fase di mercato, e si sa che nella fase di mercato ci sta sempre un pochettino di uno discossone, perché è normale che qualcuno può avere delle richieste, perché comunque non ci dimentichiamo che è una squadra che ha fatto fino a domenica ha fatto più che bene. Abbiamo avuto un ruolino di marcia penso ottimale, ma adesso sta venendo un pochettino meno, che era anche plausibile, perché non è che si può stare sempre a mille. Però io sono fiducioso di questo gruppo, perché come ho sempre detto non eravamo dei fenomeni prima, ma non siamo dei brocchi adesso, quindi adesso bisogna un attimino ricompattare un pochettino la squadra, bisogna magari anche far rifiatare a qualcuno che ha speso un pochettino di più rispetto ad altri, e dobbiamo un attimino ritrovare quell'equilibrio che ci aveva contraddistinto fino a poco tempo fa. Domenica affrontiamo penso una delle rivelazioni di questo campionato, perché è una neopromossa, è una squadra compatta, è una squadra penso di categoria, che è cattiva, quindi sicuramente troveremo una battaglia da dover affrontare con il coltello tra i denti. E stiamo preparando questa partita, anche se in questa fase di mercato che ci stanno un po' le attenzioni vanno a finire su altre situazioni. Senta, dopo la partita interna con la Battipagliese, che è stata la prima sconfitta interna per lei soprattutto, credo per la prima volta al Simonetta Lamberti la squadra sia stata un po' criticata. A questo punto, dai tifosi, dalla gente di cava, cosa si aspetta per Gioia Tauro? Io penso che quando ho sempre detto che nel calcio non si giudica per simpatia e antipatia, quello che ti giudicano è sui risultati. È normale che quando perdi, magari hai perso l'imbattibilità, si possono dire anche cose magari un pochettino più pesanti, come magari è successo, però io penso che alla fine i nostri tifosi vogliono bene alla Cavese e tifano Cavese. E i ragazzi sanno che anche se abbiamo avuto delle critiche un pochettino più oltre misura rispetto a altre volte, si sa che a volte si fanno anche perché uno non ci sta. Io dico sempre che i ragazzi sicuramente danno sempre il massimo in campo, al di là del risultato che ne esce fuori. Sicuramente poi ci sono gli episodi, ci sono gli errori, ci sono l'aspetto fisico, l'aspetto psicofisico, però io sono convinto che noi tutti sappiamo che magari, se posso dire, ci dobbiamo far perdonare di questa sconfitta casalinga, anche se secondo me non era proprio meritatissima, però è un mio giudizio, è una mia valutazione, e sono convinto che come siamo caduti in altre circostanze ci rialzeremo anche questa volta. A Gioia Tauro per tenere la porta inviolata? A Gioia Tauro per trovare il risultato, e se poi la porta rimane inviolata ancora meglio. Senta, l'ultima cosa, l'argomento mercato coinvolge direttamente anche l'allenatore, per quanto possibile, perché l'allenatore è quello che vede sul campo. Giordano ha salutato il gruppo, Borrelli ha avuto una ricaduta, mi sembra, poi se ne è parlato all'interno della rosa. Lei ritiene che la Cavese abbia bisogno di questo attaccante, oppure solo di questo attaccante, oppure bisogna puntellare la squadra anche in qualche altro ruolo? Ha bisogno dell'attaccante, questo è fuori dubbio, perché l'abbiamo detto più volte, come la società ha ribadito anche in altre circostanze, sta vigile sul mercato e stiamo cercando di,
di portare una ciliegina sulla torta. Riguarda qualcuno che è andato via, è normale che una squadra che fa bene ha delle richieste. Dei giocatori hanno avuto, tanti giocatori posso assicurare che hanno avuto le loro richieste, come qualcuno anche che qui ha trovato poco spazio ha avuto le sue richieste, e poi giustamente se uno ha la possibilità magari di avere più spazio da altre parti e decide di andare via, non si può dire deve rimanere per forza, perché qui siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, come abbiamo sempre detto, però è normale che uno che rimane a cava lo fa perché innanzitutto trova spazio e poi accetta anche delle situazioni che possono essere per qualcuno che giocava e non giocava. Poi se qualche altra squadra gli ha dato l'opportunità di giocare, questo poi non dipende da me. Noi sicuramente non abbiamo trattenuto nessuno, perché penso che sia giusto così, tranne normale, i giocatori di proprietà della Cavese sono di proprietà della Cavese, però io penso che se va via qualcuno arriva qualcuno. È fiducioso? Sì, sono molto fiducioso, perché io penso che ci saranno sicuramente degli arrivi e sicuramente noi siamo qui per migliorarci, non per indebolirci. Numericamente l'allenatore può lavorare con questa rosa? Ma io forse avevo una rosa un pochettino troppo... Molto nutrita, credo ancora. Troppo folta, però imbottita da tanti giovani. Magari adesso abbiamo ridimensionato qualche giovane e prendiamo qualche over.